mesi 10.000 inside. Se oggi vi dico attaccante olandese, chi è che vi viene in mente? Sì, esatto, parliamo proprio di lui, Zirkzee, uno degli oggetti di desiderio di mercato più pregiati. Con l'addio a giugno di Giroud, che saluterà il club dopo 3 anni in direzione Stati Uniti, il Milan mette in cima alla lista un nuovo attaccante per costruire il futuro. La volontà di Zirkzee è quella di rimanere in Italia, ma è ancora presto prima di parlare di trattative o accordi. Il Milan è pronto a offrire la maglia numero 9 e la centralità di un progetto ambizioso che ancora è blocchi di partenza. Quello che sembra quasi sicuro è che l'olandese non vuole ritornare al Bayern Monaco e i tedeschi lo riporterebbero con 40 milioni in Baviera. Come già detto, il Milan propone un progetto interessante. Da parte sua, Zirkzee ha dimostrato mentalità giusta e spalle larghe per poter reggere le pressioni di San Siro. L'unico ostacolo è il Bologna, soprattutto se dovesse centrare la clamorosa qualificazione in Champions, è disposta a trattenere l'attaccante per un altro anno. In alternativa il Bologna chiede cifre sui 70 milioni per l'attaccante, ma il Milan dal canto suo ha un'arma che può sfoggiare a suo favore. Parliamo di Alexis Salamakers, quest'anno in prestito al Bologna e sembra che piaccia molto a Motta. Vale 10 milioni il suo riscatto. Ma in tutto questo c'è la variabile Premier League. Se una tra Manchester United e Arsenal dovesse affondare il colpo, potrebbe far finire Zirkzee fuori dal mercato in un batter d'occhio.